Mi chiamo Alice e con il mio compagno Alessandro abbiamo un blog che si chiama Egypsy in the Kitchen. La mia passione per la cucina è nata, credo, nel momento stesso in cui sono uscita dalla pancia della mia mamma, in quanto sono sempre stata una grandissima mangiona. La cosa straordinaria del cibo è sicuramente il fatto che possa donare conforto a chi lo mangia. Su un volo di ritorno a New York il 5 gennaio 2015 ci siamo guardate e abbiamo detto: perché non provare a dare una chance a quella che è la nostra idea di felicità? E così abbiamo deciso di mandare entrambi le lettere di dimissione. Io lo chiamo un luminoso salto nel buio, il mio compagno dice che stiamo cadendo senza paracadute. Otto è entrato a far parte della nostra famiglia 3 anni fa. Otto è il nostro van, ovvero è un T3 della Volkswagen del 1983, quindi ha una certa età. All'inizio io ero un po' contraria. In realtà, nel momento in cui è entrato, è un po' quel figlio scapestrato che ti dà un sacco di problemi ma non puoi non adorare. Con Otto abbiamo iniziato delle avventure straordinarie, per cui abbiamo fatto il Sud Italia, siamo andati fino oltre Capo Nord. Ogni giorno ti svegli e vedi un nuovo panorama, cioè la tua finestra della camera da letto si affaccia ogni giorno su un nuovo scorcio di mondo, è incredibile. Io penso che le donne siano oltre perché riusciamo a vedere in prospettiva. Il pensare al di là del problema, tenere lo sguardo fisso in prospettiva, appunto, oltre l'ostacolo.